Dai, ragazzi. Dorita palleggia. Luca, bello. Vai, porca. Tira. Ma quanto? Tira. Ma figa. Da un porca Valero di merda, figa. Quanto cazzo sei lento, cazzo. Quanto sei lento, figa. Dai. Vai, Lukaku. Sì. No! Se la sposta per Vecino. Oh, cazzo! È stato bravissimo a mandare fuori tempo, intanto di calciare col destro il difensore. Poi però non aveva lo spazio. Non c'è che numero che aveva fatto. C'era sia ragazzi di cazzo contro il Wolfsberg. Sì. Sì. Allora, attenzione che ha scattato da Pros, il pallone per Lukaku. Palla a sinistra, arriva Pinocchi. No! Cazzo! Questa nazione però ancora Lautaro bravissimo di compagno. Dai, figa. Per fare un TT e... No! Perez! Barcellona in vantaggio! Segnato Perez al 23esimo! Azione bellissima del Barcellona, un passaggio di Griezmann straordinario in mezzo. Non c'è neanche da valutare la posizione di Perez, infatti il gol viene convalidato, l'Inter è sotto. Adesso servono due gol alla squadra di Conte per andare negli ottavi. Questa volta è arrivato il pallone che resta lì e il Barcellona Madonna. Si nella 2-0. Clamorosa opportunità per il Barça. Sì, però così non va bene. Si è divorato l'Anglè. Porca puttana, l'ha tirato. Questo deve... Potrebbe lanciare Lukaku, che forse è fuori gioco. Allora la gioca sì. Ritorna bene Lukaku, stavolta la posizione regolare. Al centro taglia D'Ambrosio, parte accanto a Brosio. No! Parte pochissimo fuori. Beh, altra azione clamorosa dell'Inter. Questa volta è stata proprio costruita bene. Nata da una giocata di porta esalta, ma poi proprio lui con un tocco sfortunato a mettere la palla sul piede di Perez. La gente prossima per Martinez è al limite dell'area di rigore, chiuso, arriva Lukaku. Dai! Questo è importantissimo, 2 minuti alla fine del primo tempo. Sì, Romelu! Con più fiducia, con più entusiasmo. Dai, cazzo! Mamma mia, Lautaro, mamma mia, quanto sei forte. Non c'è che gol di punta! Che culo, dai, va bene! Che gol! Dai, che anche pareggiato lo Slavia, cazzo! Voilà. L'ha appena detto! Dai! Dai, ragazzi, dai! Dai, cazzo! Scoperti! Come siamo scoperti? No, sei già munito! Cazzo, no! No, non so mica. Cosa fa questo? Questa è una gran parata, perché era un po' di... Secondo me queste sono occasioni che l'Inter deve andare a sfruttare meglio. Vai, Romelu. Sì! Ma no! Figa, addosso l'ha tirato, però. Oh. Ma gli hai tirato addosso, ma come si fa? Il portiere è rimasto in piedi, è stato centrato da Lukaku. È vero che Neto gli è andato molto vicino, perciò gli aveva chiuso lo specchio della porta. Brozovic. Ma dai, ma come cazzo si fa? La gira per Vecino, pallone lungo. Vidal pressato, se la cava bene dello stretto. Sì. Sì. Ma dai! Ma figa, qua dove sta la marca? C'è stata l'occasione che ha avuto Lukaku che non è stato capace di sfruttare. Cazzo, no! È vero che arriva un po' col passo lungo, però... Lui è davanti. Sì. Vai, Toro. Ma perché non hai dato a Lukaku? Giocata incredibile veramente da solo, perché questo non era un passaggio per lui. Riesce a contendere la palla. Non perché non hai dato a Lukaku? Ma Lukaku. Ma guarda Lukaku dov'è? Mi sembra chi era il giocatore.
Sì. No! Sì, però lo devono andare a vedere, eh. Vai al VAR, ti prego. Così netto come è sembrato l'assistente che ha tirato sulla bandiera, infatti anche Lautaro dice di no, vabbè, questo significa poco. Sì. Sì, è proprio. Purtroppo sì. No, però non so. Sì. Il passaggio di Godin era stato perfetto. E perfetto era stato anche controllo e tiro da parte di Lautaro. Cazzo, dai! Si muove Politano, Martinez, finta il tiro, Balaga. Politano deve rientrare sul sinistro, punta Junior Firpo, Politano si accentra, zona tiro, Politano. Tira! È buono! No, ancora fuori gioco! Ma dai! Ma non è possibile! Vediamo il replay. Il tiro di Politano era un tiro in porta, non era un passaggio. Che male sfiga! Siamo pure sfigati, cazzo! Chiedono 1-2. Spatti all'addio! Ed è un gran gol! Ed è un gran gol! Ah, sì. Il ragazzino colpisce a 17 anni, mi sono bastati pochi minuti per portare in vantaggio la Barcellona e a meno che non succeda qualcosa di clamoroso, mandare l'Inter in Europa League. È chiaro che questo è un ragazzo che ha qualcosa di speciale, come riesce a essere decisivo in poco tempo. Anche quest'anno in Europa League, cazzo, non sicuramente non riusciva più a ripartire in questa fase, era un po' slegata tra le parti, Barcellona era troppo. Pesca qui, Pers, finisce a San Siro, vince il Barcellona 2-1, l'Inter va in Europa.